Quando si parla di attrezzatura da montagna, alle volte si sentono dei prezzi folli. Scarponi da 700 euro, tende da 600, zaini da 400. Ecco che magari non tutti noi possiamo permetterci questo budget. Ecco che oggi vi do 5 consigli pratici, reali, che potete adottare già da domani per risparmiare sull'acquisto di attrezzatura da montagna. E fidatevi che l'ultimo è davvero una chicca. Il primo consiglio, soprattutto se state cercando un nuovo prodotto perché il vostro vecchio si è rotto o magari ha tanti anni, è quello di non pensare all'acquisto, ma di pensare a riparare il vecchio prodotto, perché vi assicuro che le riparazioni fanno miracoli. Prendiamo ad esempio uno scarpone che magari ha la suola finita e la tomaia un po' strappata. Se lo portate da un calzaturificio, con poche decine di euro ve lo rimette praticamente a nuovo e andreste a risparmiare centinaia di euro dall'acquisto di uno scarpone nuovo. Allo stesso modo gusci, piumini, sapete quanta roba si può riparare? Per esempio Vibram gira tutta Italia con un suo camion in cui va a riparare gli scarponi e le suole. Allo stesso modo ha un sacco di calzaturifici abilitati in tutta Italia per poterle riparare. Ma non solo, perché tanti negozi come Patagonia, Sportler, eccetera, offrono un vero e proprio servizio dove poter portare il proprio prodotto e farlo riparare e rimettere a nuovo. Vi assicuro che dal punto di vista dell'ambiente ne ringrazierà tantissimo, anche dal punto di vista del vostro portafoglio, e soprattutto avreste un prodotto che già conoscete da poter utilizzare ancora a lungo. Il secondo consiglio è quello di acquistare i prodotti un anno per l'altro. Perché cosa succede? Molte volte un brand magari presenta il modello successivo di un prodotto l'anno dopo con semplicemente delle piccole migliorie, ma non che stravolge un prodotto. Quindi cosa succede? Che il negoziante è costretto a svendere magari il prodotto dell'anno prima per fare spazio al prodotto dell'anno che segue. Dunque noi potremmo benissimo acquistare il prodotto dell'anno prima, che magari ha comunque delle ottime performance, comunque un prodotto che è già un anno che è in giro, quindi probabilmente ne si conosce sia pregi che difetti, a un prezzo nettamente inferiore. Ma non solo, perché capita spesso poi che magari i brand presentino un anno per l'altro dei colori diversi dello stesso prodotto. Quindi noi, semplicemente acquistando la colorazione dell'anno prima, possiamo acquistare quel prodotto a un prezzo nettamente inferiore. Va bene, magari la colorazione non sarà la più bella, però magari avremo anche risparmiato 40-50 euro nell'acquisto. Prima di continuare però vi chiedo, voi che trucchetti utilizzate per risparmiare sull'attrezzatura? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti che ne discutiamo assieme. Il terzo consiglio è quello magari di rivendere ed acquistare usato. Per esempio, se abbiamo a casa un oggetto che non utilizziamo più e vogliamo sostituire, perché non rivenderlo e utilizzare questi soldi per acquistare quello nuovo, per esempio? Allo stesso modo, perché non acquistare il nuovo oggetto magari usato in buone condizioni? Anche perché vi faccio un esempio, io quando ho iniziato col canale YouTube acquistavo dell'attrezzatura usata ma che era praticamente nuova online a dei prezzi veramente stracciati. Poi la provavo e la rivendevo. Ecco che online, su siti come il Facebook Marketplace, eBay, Vinted, si trovano molte volte delle occasioni veramente enormi. Prodotti che magari qualcuno ha utilizzato per un'escursione che non gli sono piaciuti a metà del prezzo rispetto a quello che potremmo trovarlo in un negozio. Il quarto consiglio è tanto semplice quanto è molte volte neanche preso in considerazione, ovvero i codici sconto. Per qualsiasi store, brand, è praticamente possibile avere un codice sconto. Esempio, sotto alcuni dei miei video trovate dei codici sconto del 15-20% per acquistare l'attrezzatura. Altrimenti, per praticamente tutti gli store, basta che vi iscrivete alla loro newsletter e avrete un 10-15% di default solo perché vi siete iscritti. Al che, comprate quello che volete, utilizzate lo sconto, poi se la newsletter vi piace andate avanti a utilizzarla, altrimenti vi iscrivete e avete comunque usufruito dello sconto. Il quinto ed ultimo consiglio sono sicuro che non lo conoscete e che sarà veramente una piccola chicca per tanti, ovvero quello di acquistare dell'attrezzatura fatta da marchi famosi ma rivenduta da brand meno conosciuti. Vi spiego meglio che secondo me capiamo subito. Prendiamo un brand che si chiama DF Mountain, molto famoso per chi vive in Lombardia, magari un pochino più famoso per chi è del resto d'Italia. Questo brand fa produrre il suo abbigliamento dalla stessa identica azienda che produce per Rock Experience. Solo che, una volta che viene poi venduto, non ha il marchio Rock Experience ma ha il marchio DF Mountain. L'abbigliamento è lo stesso identico, ma a livello di prezzo costa molto meno. Un altro esempio sono i sacchi a pelo, prodotti da Ferrino ma venduti sotto marchio DF Mountain. In questo caso neanche troppo camuffandoli, perché se li volete andare a vedere c'è scritto proprio sopra Ferrino. Oppure vi faccio un esempio, in questo momento io sto utilizzando questi bastoncini DF Mountain in carbonio che sono prodotti da Gipron, famosissima azienda che produce un sacco di bastoncini da trekking. Ecco che ci sono alcuni marchi come DF Mountain che acquistano gli prodotti da brand più famosi ma li rivendono a prezzi decisamente inferiori, perché non essendo marchi famosi non hanno tutte quelle logiche di marketing e posizionamento che li fa alzare il prezzo. Sono sicuro che se li proverete anche voi resterete veramente stupiti di quanta qualità ci sia anche in marchi più semplici.
Dunque ragazzi, questi sono i miei personali 5 consigli per risparmiare sull'acquisto di attrezzatura da montagna. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti quale di questi consigli non conoscevate e quale utilizzate per risparmiare sull'attrezzatura. E la speranza è esaurita, esaurita esaustiva anche per questo video. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!